Lasciando il fatto che sono esausto, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, sono Sebastian e sono un aspirante classic physique bodybuilder. Controlleremo insieme un pochettino il mio fisico e vediamo a che punto siamo. Momentaneamente sono in una fase di bulking che non sta andando proprio male. Oggi mi sono pesato e vabbè, ho avuto un calo, peso 74,8 quando 2-3 giorni fa pesavo una cosa come tipo 75,6. Preparo del cibo, mi vesto, una doccia e andiamo in palestra. Speriamo che magari prima del Così? Tipo? Ok. Quindi è tutta una questione di fase di allungamento più che contrazione. La fase di allungamento crei la maggior parte del danno muscolare, che è uno dei pilastri dell'ipertrofia, creare danno muscolare. Sì, fa male. Capito che intendo, non Sì. così poi vai a verificare l'effetto. Piuttosto, quando vedi che comincia ad essere Difficile. rigido, allora devi cominciare a fare cheating. Cioè, fai un po' più veloce, non andare troppo lento nella Nella fase di allungamento, nella Ok. fase scendica. Quindi fai un po' più di momento. Ok, sì. Ovviamente nelle ultime 2 o 3 reps, se vedi che la prima serie di fare momenti per spostare il peso è troppo pesante, Ah, questo? Quindi tipo... vedi come già è più... Qua però il posing coach è fondamentale, Sì. Comunque, cazzo, da passare da 20 a 28... vabbè, ma quello è leggero, il muscolo è già riscaldato, perché vuoi fare 24, 26, no, qualche Ok. pancione. Facciamone 28 allora. Facciamo una Sì. serie bella Quindi pesante se adesso inizio con 28 dovrei farne quante? Tipo 8. La cosa è che tipo qua mi sono... Cioè mi sono fatto i peli delle braccia, no? Così almeno sembro più svenato. Solo che tipo qui, no? Vedi che mi sono fatto di merda, mi sono usciti tutti... Però adesso te... Adesso penso che sei sotto, Esatto. questo è meglio. Meglio. Arrivi al punto in cui le persone pensano che tu ti sia sbombato, preparano, già è un bel Sì. traguardo. Vai. Puttana troia. Ce l'hai fatta? Secondo me puoi anche andare a tre. Più che altro un'altra spunta, oltre al fatto di sembrare dopo, è suonare come un dopo. Cioè tipo quando fai le rap inizia a fare col boccione. Anche 30? Fanculo, dai, ci sto. Ne abbiamo fatti 12. Io Ne le rap sono le ho ponte. fatte 12 ciascuno. Che mi stavo fermando a 10 e poi mi ha detto vai, vai, ne ho fatte due in più. Domanda: quanto difficile o quanto pesante, nel senso di difficoltà, è l'allenamento? Il Ok. volume è quanto lungo è l'allenamento? Ok? Densità di allenamento è un parametro che pochi utilizzano, è quanto lavoro riesco a fare nel minor tempo possibile. Ma scusa, ma sai che in quel caso tipo io c'ho pochissimo tempo, cioè c'ho poco tempo di recupero e faccio l'allenamento. Non è meglio a quel punto avere più tempo di recupero e fare più set piuttosto che avere meno tempo di Sì, hai recupero? ragione. La qualità del set migliorerebbe.
Però se noi abbiamo fatto 12 rep, sì, erano di buona qualità, sì, e non vogliamo farne altre, l'ultimo set dobbiamo farne da 12, 20, ok, allora che faccio? Voglio fare sempre 12 reps, ma rendere un po' più difficile, aumenti il peso, perché la qualità delle ultime due non era l'eccezionale, ma okay, se avessi aumentato il peso va a perdere qualità anche il primo, quindi che faccio? Riduco leggermente il tempo di recupero, anziché fare un minuto e mezzo faccio un minuto, okay, così non recupero appieno, faccio quelle 12 reps, le sento belle difficili, però riesco a mantenere la qualità. Ok, sì. Però hai ragione, in generale dovrei sempre prediligere di recuperare di più, sì, e fare il giusto. Però in questo caso poi devi essere in grado pure di essere flessibile. Sì, come dicevamo la scorsa volta, si deve sempre essere flessibile come coach, avevi detto, no? Una volta che sai la teoria devi saperla applicare. Sì. E penso che lo stesso discorso vale. Ti ricordi quando facevamo l'altro esercizio di là? Per un fattore anche di sistema nervoso, cioè proprio il fatto che affatico il corpo, la prima mano è più possibile che faccio più reps rispetto all'altra, ma proprio per una questione di stanchezza. Sì. Ma è come per esempio se volessi fare, che ne so, lo squat dopo aver fatto panca piana. Cioè subito dopo, nel senso io quando faccio panca non alleno le gambe, sì, però sono stanco. Sì, sì. Quindi se vado a fare, sì, squat è normale che non riesco a fare il mio massimo, sì, perché sono esausto. Sì. Ok. Giusto così? Dentro? Più che altro va proprio contro tutto quello che io ho studiato e ho fatto fino adesso. Cioè nel senso farle velocemente, small range of motion. Ma ripeto, una volta che tu conosci la teoria, tu vuoi tanto sullo stesso tavolo, bam, bam. Comunque 15 è un buon numero, perché appena, magari anche una questione mentale, appena supero quel 15, le ultime tre che ho fatto erano belle di merda. Insieme alle spalle farebbero faville. Insieme alle spalle sono già 10 anni avanti rispetto al petto, quindi le spalle sono molto più avanti. Molto. Magari non molto, perché adesso faccio un bel bump di... Adesso sì. Poi perché abbiamo deciso lo short range of motion? Perché può per eliminare le spalle da... Sì. Il più possibile. Ma infatti facendo questo esercizio le spalle non le ho neanche sentite. Esatto. È tutto proprio questa zona qua. Esatto. Quindi andiamo a creare, oggi andiamo a creare lo stress metabolico sul petto. Ok. Prossima sessione andiamo a creare uno stimolo molto più ipertrofico. Allora, quindi meno stress, meno stressante dal punto di vista metabolico, però comunque utilizziamo un parametro diverso per allenare il petto. Ok. Adesso abbiamo utilizzato un progetto. Ok. Quindi lì abbiamo lavorato tanto sulla fase di accorciamento. Perché non abbiamo fatto molto range of motion nella parte di allungamento. Qua lavoriamo tanto sulla parte di allungamento. Ma più che altro perché infatti appena ho visto la scheda che mi hai fatto all'inizio, no? Ho detto, ma come? Cioè, solo due esercizi di petto. Erano tipo due o tre. Infatti ho detto, beh, cazzo, vabbè, Real Delta, ok, ci sta. Infatti adesso è tipo tre volte più grosso di prima. Ma vedi, tu sei chiaramente... Allora, spalle dominanti. Potrei sì, andare a fare mens. Hai una spalla molto ipertrofica e... Anabolica. Es-
se tu facessi steroidi adesso. Infatti è quello che hai detto. Se mi facessi di steroidi la spalla mi parte da qua e mi finisce tipo qua. No, è vero. Ma è chiaramente degli ottimi, secondo me è tanti del giocatore. Cioè sembrerebbe che mi facessi tipo di Sintol. Magari mi sbaglio, però io oserei dire che hai tanti del giocatore androgeni. Qua. Che... Lo steroide si fa... Sì, ma a fin di bene o a fin di male? No, a fin di bene. Fin di bene? Fin quando poi non lo utilizzi cazzo. Dovresti avere anche più troppi effetti collaterali, eh. Veramente? Cazzo. Vai. Niente ragazzi, niente steroidi. Hai un fisico migliore di gente che io so per certo. Che fa uso? È un fisico molto migliore. Quindi già è un ottimo traguardo di per sé. Ma perché ti ripeto? Questo è il sangue balcano. Anche. High responder, low responder. C'è gente che si fa gli steroidi e magari è high responder solo gli effetti collaterali. Sì. Ne ho conosciuti alcuni. Che palle, che poi il discorso è anche, cazzo, ci sta allenarsi, è divertente, però allenarsi da natural, con sta cazzo di ipertrofia, serie da 12 set, Dio, è più divertente, sai cosa fare, quelle tre serie a cedimento del 6 reps, che lì ti ammazzi, ti bruci. Lo so, però, vabbè, ma ci arriverai anche con quella fase là. Cazzo, lo spero, guarda. Adesso il tuo scopo è, perché vuoi mettere su il più muscolo possibile. Sì. È quello di allenarti. E questo è il modo più efficace. È di allenarti il più possibile, garantendo comunque una qualità di allenamento buona. Sì. Di conseguenza devi garantire un certo livello di recupero. Sì. Perché allenarsi a cedimento ogni giorno. Arriva la terza settimana che sei bruciato. Io mentre la quarta settimana ho fatto già un'altra buona settimana di allenamento. Sì. Tu devi fare il deloso. Un anno quelle giornate di allenamento, la differenza si vede, che riesco ad arrivare, divento una bestia. Mi vedi al Mister Olimpia? Ma esiste il Mister Olimpia Natural? Cioè. Perso il conto, non so quanti ne ho fatti. Buono. Oh, cazzo, brucia. Braccio era uno di quelli. Una delle parti muscolari che ho sempre più odiato. E mi sa che le odio tuttora. Non lo so, fare tricipiti è divertente. Fare bicipiti. Sette. Oh, minchia, bro. Ancora ci devi arrivare lì, perché ti fermi troppo presto. Otto. Tipo l'altra volta ero nel camerino. Oh, postavo per i cazzi miei, ero nell'angolino per evitare di rompere il cazzo a nessuno. Arriva questo qua dall'altra parte dello spogliatoio. Are you recording? Yeah. Oh, you know there is against the rule? E io gli faccio, cazzo, sono qua nell'angolino, non sto rompendo i coglioni a nessuno, lasciami in pace. Cioè, tu a venire da me, non io da me che rompo il cazzo a te. E poi arriva e mi fa, va... It's because of you, è per colpa di persone come te che,
che la gente si sente insicura di venire in palestra. Io mi sono incazzato e li faccio, no, perché dopo 2 settimane non ci avete gli addominali. Via dai coglioni. Ma poi, capito, un conto è se magari stessi proprio davanti allo specchio dove ci sono tutti. Ti capisco. No, ma infatti me ne fotto. Dieci. Otto. Cazzo. Wow. Questo era l'ultimo? Vedi, adesso sei bello ingrossato, no? È enorme. Abbastanza. Questo invece vedi che è molto più, è proprio spompato di suo, cioè è carente. Infatti se dovessi fare tipo la posing anche così, questo è bello alto, questo invece è molto più in basso. Se sai che questa zona qua è un po' più in bassa, l'alzo. Che tu mi dicesti che se io voglio competere devo mollare tutto il resto. Cioè, cazzo. Non puoi farlo, ma al di là che tu sia o meno sono preso, questo è un discorso a parte. Non lo puoi fare, per semplice fatto che il bodybuilding richiede una disciplina, secondo me, che non è seconda a nessun altro sport. È vero, perché infatti ne parlavo anche con gli altri, dicevo fai il calciatore, fai quello che gioca a basket e tutto. Sì, ti alleni, ok, ma la dieta e quello e andare fuori a ubriacarti e tutte queste robe, ce le puoi fare, invece... Il divertimento di per sé in certi sport fa parte anche della loro stessa filosofia. Non c'è calcio senza divertimento. Sì, vabbè, quello è... Non c'è basket... Non c'è bodybuilding senza sacrificio. Non c'è bodybuilding senza sofferenza. Significa perché devi mangiarti sempre la stessa merda, devi allenarti 4-5 volte a settimana... Devi garantire, non tanto perché ti devi allenare, ma perché devi garantire il recupero muscolare, così che poi il corpo possa crescere. E tu vuoi indossare il muscolo, non vuoi renderlo più performante come può essere un calciatore. Sì. Devi ingrossare il muscolo, è un dispendio, è un processo fisiologico che richiede un sacco di energia e un sacco di recupero. Quindi, spero che dopo questo video vogliate ancora fare bodybuilding. Perciò ti dico, è importante che una persona lo tenga in considerazione, perché l'idea subito. Di vedi come soffro, vedi come mangio, vedi, però sì, ok, ci sta, devi ma devi tolto Instagram, tolto lo spotlight, i riflettori, cazzo ti rimane, lo fai comunque e lo fai per 5 anni, è là che cominci a tentennare, cazzo. Poi ripeto, c'è gente che... Ma in verità l'obiettivo primario è quello di essere più grossi e più forti del padre. Del padre. Del padre. Del padre. Tipo di mio padre, no? Forse tipo forse tu. Grosso forse sì, però forte. Grosso sì, forte. Forse tutto mio padre, immagino, vengono da una scuola che è altro che palestra. Sti cazzi. Ma mio padre, tipo, mi ricordo che lui si faceva tipo 4-5 piani di scale col frigorifero in schiena, cioè. Allenamento l'ho finito, al lavoro ci sono stato, adesso sono appena tornato, ho mangiato, penso sia il mio terzo meal della giornata e fra un paio d'ore mangerò anche il quarto. Comunque pesa, cioè pesa tantissimo, cioè Danilo ha ragione alla fin fine, per fare il bodybuilder ci vuole tantissimo impegno, sacrificio, cioè ci sono tantissime cose in ballo. E io comunque, per chi non lo sapesse, ho 2 lavori, quindi lavoro in una caffetteria... diciamo di giorno e poi tipo il tardo pomeriggio faccio le pulizie e... volendo anche competere facendo anche il bodybuilder è pesante, cioè tantissima, ci vuole tantissima dedizione, poi sacrificio non ne parliamo,
Io da quando ormai comunque io comunque diciamo che sono stato fortunato, tra virgolette, a venire qua in Inghilterra per il semplice fatto che da quando sono arrivato ho cambiato vita e però pensavo che cambiasse in meglio, invece onesto è in peggio, perché io l'unica cosa che faccio momentaneamente è lavorare, allenarmi, mangiare e dormire. Interazioni sociali e tutte queste cose, sì, ci sono, magari in palestra, magari gente in giro e così, però non c'è più quel gruppo di amici o comunque quelle persone che magari, che ne so, se è annoiato la chiami e dici dai, usciamo e facciamo qualcosa. Ormai è da 3 anni che non succede più sta cosa ed è pesante. Però è proprio per questo che secondo me potrei arrivare da qualche parte con il bodybuilding, perché non ho nient'altro da perdere. Cioè, la mia vita ormai, almeno in questo periodo della mia vita, è proprio lavorare, andare in palestra, lavorare, tornare a casa, mangiare, doccia, dormo quelle 8-9 o no, 8-9 ore se riesco, e poi dopo di nuovo stesso giro. Felice? Non dico di sì, ma non dico neanche di no. Posso dire che sono felice per quello che ho, però posso dire che vorrei qualcos'altro, come alla fine tutti, perché siamo esseri umani. Però questo è un discorso per un altro giorno. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo all'episodio numero 2. Ciao ciao.